Tra le molte cose belle, il Dio ci ha dato gli orecchi, a tutti, giovani e vecchi, per ascoltare le novelle. Gli orecchi, due sentinelle attente, sveglie e diritte, simmetricamente infitte al posto giusto, perfette, perché ritornino dette le storie che sono scritte. A voi sia dunque la palma per l'arte di celebrare la facoltà di narrare e di ascoltare con calma. L'ascolto siede vicino all'equilibrio divino, laddove sempre rimbomba Eustachio con la sua tromba la gloria dell'otorino. L'audiolibro non è altro che la versione audio di un testo, può essere un romanzo, un saggio, un libro per bambini, può essere poesia, qualunque cosa. E è un modo meraviglioso per leggere. Non è l'unico modo per leggere, ovviamente esiste il cartaceo in prima battuta, che noi tutti che facciamo gli audiolibri amiamo molto. La cosa migliore sarebbe unire la lettura in cartaceo alla lettura ascoltando. Uno può leggere un libro in cartaceo e quindi può rileggerlo ascoltandolo o viceversa. E quando si ascolta un audiolibro, è bello, si ascolta quando, per esempio, pur amando moltissimo la lettura, non si può leggere quando si fa il sugo, quando si stira, quando si guida, quando si è stanchi. Sono tantissimi modi di fruire un audiolibro ed è meraviglioso scoprire un nuovo modo di leggere, che è il modo di leggere ascoltando. Emons è la casa editrice leader del mercato degli audiolibri in Italia ed è anche il nome di A.O. Emons, il suo fondatore, che insieme a altri due tedeschi, un informatico e una scout letteraria, hanno deciso nel 2007 di fondare una casa editrice prevalentemente di audiolibri in Italia. L'idea è stata subito forte ed è quella di far leggere grandi capolavori della letteratura italiana, bestseller, capolavori della letteratura straniera, saggi, libri per bambini, a grandi attori del cinema e del teatro, ma soprattutto, quando possibile, agli stessi autori. Oggi siamo 15 dipendenti, 3 soci, lavoriamo con 5 sale di registrazione e con oltre un centinaio di collaboratori tra tecnici del suono, registi e attori. Vi lascio le parole di Gianrico Carofiglio, che per primo è entrato in sala di registrazione per registrare il primo audiolibro uscito per la Emons, Testimone inconsapevole. Beh, l'audiolibro è sicuramente un settore in crescita, parliamo ancora di numeri non grandissimi, ma ripeto, in crescita continua e questa è una buona notizia. Normalmente i clienti sono persone che leggono 4 libri cartacei all'anno e poi consumano invece 18-19 audiolibri all'anno, che è un'ottima notizia per il mercato, ma anche, come posso dire, per il fatto che parole munite di senso, spesso quelle che sentiamo in televisione, nella politica altrove, senso ne hanno poco, parole munite di senso vengano trasferite, circolino e producano un pizzico di intelligenza. Noi abbiamo una produzione che si divide tendenzialmente in due tipologie, che è quella degli audiolibri e quella dei libri cartacei. In audiolibri abbiamo una produzione annua di circa 60 titoli, tra quelli che vanno effettivamente poi in libreria in un cofanetto con dentro il CD che contiene dei file MP3, e invece quelli che sono solo digitali, ossia che si possono trovare online. E l'altro invece sono quelli di libri tradizionali, di carta, e lì in quel caso abbiamo una produzione che va intorno alla ventina di titoli che si dividono su tre differenti collane. Essendo noi in fondo poi appunto degli editori di audiolibri, e per essere editori di audiolibri si deve essere necessariamente dei grandi appassionati di libri. E quindi una parte del nostro cuore desiderava essere in libreria anche in formato cartaceo, quindi più tradizionale. Per cui abbiamo cominciato in realtà prendendo in prestito dal nostro editore, noi abbiamo una grande sorella tedesca che è la nostra omonima, Hannes Verlag, che ci ha in qualche modo prestato queste due collane, che sono le collane con le quali noi abbiamo esordito nel mondo della carta, che sono la collana dei gialli tedeschi e la collana delle Guide 111. Quelle dei gialli tedeschi semplicemente nascevano dal desiderio di far conoscere un po' della produzione crimi tedesca in Italia, che in realtà è presente con qualche libro pubblicato sparso da altri editori, però ecco, a noi piaceva proprio attraverso questa collana far conoscere una Germania che normalmente il popolo
popolo italiano non conosce, perché spesso in Italia si crede che la Germania sia solo Berlino, soprattutto quella letteraria. E quella invece delle guide 111 è proprio una chicca del nostro grande fratello tedesco, che è diventato famoso proprio con questa collana di 111 luoghi, che sono delle guide narrative che presentano 111 schede che affiancano una parte fotografica e una narrativa e raccontano i luoghi in maniera un po' diversa. Sono dei libri da tenere anche sul comodino, non proprio delle guide turistiche o da regalare. La terza nata invece nel mondo dei libri di carta è nata proprio quest'anno, l'anno scorso, anzi nel 2020, si chiama Emons Raga esordisce con una collana dedicata che si chiama I misteri di Mercurio ed ha la bellezza di realizzare un nostro grande sogno, perché dentro alla storia di carta si trovano delle espansioni sonore, per cui noi uniamo con questa collana la nostra vera identità, che è quella dell'audio, con il sogno del cartaceo, per cui i bambini possono leggere e ascoltare insieme, e anche l'ascolto fa diventare la lettura diversa, insomma veramente un'esperienza innovativa nel mondo della produzione letteraria italiana. Un audiolibro dura il tempo delle pagine. Anna Karenina è un libro possente, meraviglioso, noi lo conosciamo benissimo, e dura 42 ore l'audiolibro. Un libro altrettanto meraviglioso ma molto più piccolo, I ridarelli di Roddy Doyle, dura un'ora. Quando lo si ascolta? Beh, lo si ascolta quando non si può leggere, per esempio, in cartaceo, quando si stira, quando si fa il sugo, l'artigiano che ha le mani impegnate, quando si guida, semplicemente quando si è stanchi, si ha voglia di farsi coccolare dalla voce sapiente di un attore che legge un libro meraviglioso. Leggere in ogni sua forma è fantastico, perciò anche leggere ascoltando è una grandissima cosa. Sentite quello che pensa Marco D'Amore. Dico sempre che non importa il mezzo, l'importante è leggere. Adesso un libro lo ascolti, lo apri, lo osservi, te lo mangi, l'importante è non perdere il contatto con la lettura. E magari questa operazione qui può avvicinare anche i più giovani, anche perché la rappresentazione dei personaggi è quella di un'adolescenza più che turbolenta, e quindi potrebbe essere interessante forse proprio per quella fascia di età, attraverso la spiegazione, il racconto, la lettura di questo romanzo, capire che a diverse latitudini del mondo c'è una gioventù abbandonata, c'è una gioventù molto vicina a loro, eppure per alcuni aspetti lontanissima. Mi auguro si incuriosiscano rispetto a questo. Si trovano in tutte le librerie sotto forma di un cofanetto che ha dentro un CD con dei file MP3 e dal 2020 anche un codice QR che, quadrato con la videocamera del proprio smartphone, permette l'accesso diretto al file dal cellulare. Tutti gli altri, e anche quelli comunque che vengono venduti in libreria, si trovano online, ossia sul nostro sito Emons, sull'app Emons dedicata, che appunto è nata proprio con questo scopo di portare più facilmente alle vostre orecchie i nostri audiolibri, e poi su tutti i portali dedicati in abbonamento, quindi in una forma streaming, una specie di Netflix degli audiolibri, e poi invece anche in download sulle varie piattaforme come Google Play o iTunes. Per quel che riguarda i nostri libri, si trovano in tutte le librerie da quest'anno si possono acquistare anche nelle librerie indipendenti direttamente online, ricevendoli a casa grazie a un'iniziativa illuminata che si chiama Libri da Sporto, e poi in versione ebook su tutti i portali dedicati all'acquisto degli ebook. Allora, cominciamo subito con la collana Gialli Tedeschi, dove io consiglio la lettura di Berlino 1944 di Harald Gilbers, che è il primo di quella che noi chiamiamo appunto la serie di Berlino, che è arrivata adesso nel 2020 al quinto titolo, e introduce la figura del commissario Oppenheimer, che è un ebreo che è costretto sotto ricatto a indagare per i nazisti appunto nel Berlino del 1944. La caratteristica dei romanzi di Harald Gilbert sono quelli di offrire una meravigliosa ricostruzione storica e essere anche delle vere e proprie guide di Berlino, soprattutto appunto nel caso di Berlino 1944.
Per quel che riguarda invece la collana delle guide 111, io consiglio così per sfizio di iniziare da una delle ultime pubblicate, che è la 111 Luoghi di Trastevere che devi proprio scoprire, perché inaugura anche un po' un nuovo filone, che è quello dei quartieri, e rappresenta secondo me anche un po' il futuro della collana. Fino adesso noi l'abbiamo dedicata più a zone o a città, e quindi questa di Trastevere è una vera chicca. Per quel che riguarda la collana Emostraga, quindi diciamo, come dicevamo prima, questi libri ibridi, perché hanno la carta e l'ascolto, inizierei con i primi due della collana I Misteri di Mercurio, che sono La Tempesta di Pier Domenico Baccalario e Il Prigioniero nella Pietra di Daniele Nicastro. Per ultimo veniamo appunto al nostro pezzo forte, che sono gli audiolibri. Un evergreen è ovviamente Mary Poppins, letto da Paola Cortellesi, perché in qualche modo racchiude un po' lo spirito della Emos, non solo perché Paola è una grande amica, è una grande autrice, perché è proprio anche uno degli audiolibri proprio immagine della Emos nel mondo dei ragazzi. Finiamo invece con un audiolibro per adulti, anzi per adultissimi, visto che si tratta di Lamento di Portnoy di Philip Roth, letto da Luca Marinelli, uno degli audiolibri, devo dire, più apprezzati degli ultimi anni. E allora, un po' per darvi l'idea di quello che trovate dentro, lascio proprio la parola a Luca Marinelli. Quanto può essere innaturale una relazione? Quanto può essere innaturale una relazione? Questa donna è ineducabile, è al di là di ogni redenzione. In confronto alla sua, la mia infanzia è trascorsa nella Boston intellettuale. Cosa abbiamo in comune io e lei? Niente. È molto emozionante, perché io non ho mai letto un libro ad alta voce. E non lo so, ascoltare, si entra... Poi questo è un libro particolare perché è come un lunghissimo monologo. E quindi si entra dentro questo personaggio, diventa tutto più emozionante anche di quando l'ho letto la prima volta, perché l'ho letto. Emos Record è la nuova divisione della casa editrice che si occupa di sviluppare e fare ricerca nel mondo dell'audio. È una sorta di reparto speciale che potrebbe far pensare alla famosa sezione Q che fornisce le armi segrete a James Bond, ma editorialmente la possiamo insomma definire una collana che è pensata appositamente per l'audio, e al momento ci stiamo concentrando sulla produzione in particolare di podcast e di serie. L'audioserie la possiamo anche chiamare radiodramma, per intenderci, perché in fondo è esattamente la stessa cosa. E infatti una delle principali differenze tra l'audioserie e l'audiolibro è il fatto che ci siano più interpreti nell'audioserie. È un riadattamento da un romanzo, così come è stato fatto per la prima serie che abbiamo prodotto, cioè quella di Caro Figlio, tratta da uno dei suoi romanzi sull'avvocato Guerrieri. Ma quello che ci interessa anche scoprire e appunto su cui fare ricerca è la scrittura direttamente per l'audioserie. Quindi scritture originali con soggetti originali pensati appositamente per l'ascolto, e quindi poi lì stiamo un po' imparando, un po' studiando tutte quante le tecniche per sfruttare al meglio questa nuova dimensione dell'audio, dove tra l'altro rispetto agli audiolibri classici, dove noi utilizziamo quella che chiamiamo la voce nuda, e apportiamo un'ulteriore dimensione, un ulteriore colore grazie al sound design, quindi non soltanto alla musica, che può essere sia intesa come colonna sonora che come tonalità di colore che vengono date all'atmosfera, sia proprio come didascalia di ciò che sta avvenendo. Esistono da tanto, soprattutto in America, diciamo nel chiamiamolo mercato anglofono. In Italia è giunto da non tantissimo e in un certo senso sta trovando una nuova declinazione, mentre prima era una sorta di conversazione su un argomento lasciata comunque appunto gratuitamente online, a volte poi in Italia appunto erano delle registrazioni, Radio 3 insomma è stata una
La RAI, cioè Radio RAI, è stata una delle prime appunto poi a fornire gratuitamente la possibilità di riascoltare le puntate. Noi stiamo cercando di interpretarle in maniera un po' diversa, cioè rendere il podcast un contenitore in grado di accogliere tutte quelle storie, narrazioni, progetti che non possono essere trasformati né in audiolibro né in serie audio. E cerchiamo personalmente noi, o editorialmente, di dargli un taglio un po' letterario, ma anche divertente, e in un certo senso quindi è proprio il terreno di maggiore sperimentazione. E niente, è tutto da scoprire, abbiamo vari progetti in cantiere che speriamo di condividere presto con voi. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Emons, tanti auguri a te. Dal Teatro Fonderia Limone di Torino, Emons, come si dice a Napoli e non a Torino, ci andiamo con buona salute. Sono qui a registrare un nuovo audiolibro per la Emons, no, non è vero, tanti auguri. E auguro alla Emmons non altri 10 anni ma altri 100, io non ci sarò, e quali libri si leggeranno? Boh. Tanti auguri per il 10° compleanno alla Emmons Edizioni. Allora, io sto andando in aeroporto, ma faccio tanti auguri a tutta la Emmons Audiolibri, a tutti, proprio tutti. Ah, quello là, quell'altra, quello lì, quello straniero, e a Flaviuccia, e a Flaviuccia, Flaviuccia, chi c'è? Davide, Joyce, e Marli, Franco, Cesco, ho problemi di audio, e soprattutto un grandissimo saluto al revisore, che non ho mai visto, o se no ci siamo visti. E vabbè, ha fatto una pessima figura, era meglio se ero lì presente, e sono stato felice di leggere per voi tutte quelle migliaia e migliaia di parole. E mi avete pagato quello che dovevate? Non mi ricordo, comunque vi voglio bene. Cari amici di Emmons, ci avete raccontato tante storie in questi 10 anni che sono volati, e quindi speriamo che ce ne possiate raccontare molte, 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 ma molte ancora di più. Auguri Emmons! Ciao! Emmons, 10 anni, ma non li dimostri, sei un ragazzino. Beh, 10 anni effettivamente, ma sembra ieri che avevi 9 anni, insomma che l'anno scorso avevi 9 anni. Io con voi ho letto Serra, ho letto Rodari, tante cose faremo in futuro, insomma 10 anni sono solo l'inizio. Sei un ragazzino, non sei ancora maggiorenne, ti voglio bene, faremo tante cose insieme. Ciao Emmons, auguri. Cara Emmons, tanti auguri per questi primi 10 meritatissimi anni di vita e per tutti quelli che verranno. Buon compleanno, ciao. Tantissimi auguri agli amici della Emmons che stanno facendo un lavoro meraviglioso e con una passione rara, e quindi buon 10° anniversario. Tanti auguri Emmons, tanti auguri Silvia, Flavia, Francesca, tutti gli altri che non ricordo ma che conosco e che saluto e ai quali faccio tanti auguri. Ancora così, continuate così, continuiamo così, ciao. Un bacio fortissimo agli amiche e agli amici della Emmons per il loro meraviglioso 10° compleanno. Voi sapete quanto siete importanti per noi autori, siete quelli che ci fanno conoscere la voce delle nostre parole. Quindi grazie, un abbraccio fortissimo. Mi vanto di essere stato uno dei primissimi a fare un audiolibro con Emmons, e quindi credo di avere veramente particolare titolo per fare gli auguri a Emmons, a tutti quelli che ci lavorano, a tutti quanti amici, gli auguri per il loro compleanno e naturalmente gli auguri per tanti altri audiolibri, magari anche miei. Ciao! Auguri Emmons, 10 anni dalla vostra nascita, siete piccoli ma siete grandissimi, auguri per altri almeno 10 anni di libri. 10 anni di letture, 10 anni di attori,
dove le loro voci ritorneranno, magari un po' più vecchie, magari un po' più roche. Un grande augurio da un moicano a dei moicani della cultura. Grande Emons, altri 100 di questi 10 anni. Tanti auguri, Emons. Tanti di questi giorni. Un bacio a tutti. Ciao! Cari amici dell'Emons, buon 10° anniversario e l'augurio di letture sempre più incredibili. Volevo fare gli auguri per il decennale a Emons Audiolibri, augurandogli decine e decine e decine di altri audiolibri, sempre di più. Grazie. Voglio fare gli auguri a Emons Audiolibri, con la quale casa editrice ho già avuto a che fare parecchie volte, tant'è che questi sono questo full di libri, appunto, sono 5, adesso se ne aggiungerà un 6, quindi siamo una media inferiore a uno ogni 2 anni. Lunga vita quindi a voi e all'audiolibro e alle prossime nostre collaborazioni. Emons Audiolibri, hai 10 anni! Beh, sei praticamente quasi una signorina, cioè io ti immagino come una ragazzina di 10 anni, quindi insomma, dopo questa fase di costruttivo gioco dei primi 10 anni di vita, ci avviamo alla fase dello sviluppo e quindi vi sosterremo tutti insieme per continuare, per rivederci, fare gli auguri dei prossimi 10 anni. Un bacio! Un saluto da Flavio a Flavia, Flavia la regina della Emons che festeggia i suoi 10 anni, non Flavia, Flavia ce n'ha 9, la Emons fa 10 anni e quindi tanti auguri, cara Emons, caro Emons, cara, no, audiolibri della Emons, della casa Emons, che poi l'accento dove va? Emons, 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 facciamo gli auguri alla Emons, agli audiolibri della Emons, ad altri 10, 100.000, 10.000, 100.000, 1 miliardo di 10 anni ogni volta. Che quindi moltiplicati tra di loro fa una serie infinita di audiolibri da ascoltare. I libri vanno letti, ma vanno anche ascoltati gli audiolibri. Emons, auguri. Ciao Flavia, lo so, ho parlato troppo. Ciao, auguri, auguri. Ciao, però non ho strillato. Sono Claudia De Lillo, o Elasti, e volevo fare un sacco di auguri a Emons per i suoi 10 anni e per i prossimi 20, 30, 100.000. Io sono una grandissima fan di Emons perché in quanto audiolettrice accanita mi ha cambiato la vita. Grazie e moltissimi auguri. Ciao! Auguri, cari Emons, e grazie per tutto quello che ci avete regalato in questi anni. 1000 di questi audiolibri, 1000 di questi libri, e avanti tutta. Tanti auguri a Emons, sono 10 anni di romanzi, di parole scritte e soprattutto lette ad alta voce. Tantissimi auguri Emons, veramente, ma non tanto Emons come società, ma tutte le persone che fanno parte di questo bellissimo gruppo, una bellissima famiglia. Mi ricordo ancora quando è arrivata la proposta, sono stato veramente contento, emozionato e sono venuto in via Arezza a conoscervi e a stringervi la mano. Auguri, auguri, e poi soprattutto, visto che è Natale, gli auguri fatti alla Emons da un pino a Natale valgono qualcosina di più, no? Ciao! Sono in viaggio in treno e mi sembra il luogo più giusto per fare alla carissima Emons i miei migliori auguri per i suoi primi 10 anni di vita. Buon compleanno e buon viaggio! Sono partito che eravate in fascia, adesso avete compiuto 10 anni, se non sbaglio. Auguri, Emons!